Mimir, non ti ho mai chiesto com'è stato perdere la testa. Che dovrei dire? Che mi ha fatto il solletico? Sono solo curiosa. Se speri di ricavare soddisfazione dal mio dolore, temo proprio che caschi male. Kratos ha fatto un taglio netto, non è vero, fratello? Quasi non l'ho sentito. Peccato. Più ci avviciniamo, più sento un peso nel petto. Sei sicura di voler proseguire? Affrontare il passato ha un prezzo. Devo farlo. Ho vissuto con questo dolore troppo a lungo. Non ci crederete. Ma un tempo eravamo felici. Per un po' ho scioccamente creduto che la pace potesse durare. Quello fu il mio errore. Ma volevo solo proteggere la mia famiglia. Non devi provare vergogna. Ho comunque fallito. Quei simboli. I Seider devono essere vicini. La sfera di Lund. Attento, non sappiamo che cosa sia. Pensi davvero che ci chiederebbe di prenderla se fosse in grado di ucciderci? Riportiamogliela e basta.
Le frecce sigillo non funzioneranno. Altri simboli Cider. I compagni di Gunhild non devono essere lontani. Come hanno ridotto questo posto? Abbiamo l'intera armatura di Lunda e la sua piccola sfera. Vogliamo restituirgliele? C'è qualcosa. Cosa dice, fratello? Laggiù. Quelli sono gli spiriti Cider, gli amici di Gunhild. Non sembrano più così amichevoli, vero? Liberiamoli per sempre.
Ci siamo? A sinistra, fratello! Lo stemma di Kvasir il Saggio, anche se Kvasir l'Ubriaco sarebbe più corretto. Credo che questo sia l'ultimo. Maledizione. Conoscevo queste anime. Non pensavo fossero così stupide da giocare con la magia Seider. Erano disperati. E ora sono morti. Finalmente. Ti colpevolizzi. E? Non lenirà il tuo dolore. Andiamo da Gunhild. Se hai finito di farmi la lezioncina. Non credo. Incantevole, vero? Vorrei che fosse andata diversamente, ma ora i Seider riposano in pace. Nulla di interessante, fratello? Superiamo questi detriti. Oh!
Così si fa! Fratello, pensavo, per la prossima battaglia potremmo essere più furtivi. No. Pare abbia funzionato. Che hai trovato? Quella faccia, mi hai portato qualcosa, vero? Se non ti servono, posso prendere io quegli stemmi dei Vanir. Ti ringrazio. Lunda. Parliamo di affari. Ah. Ecco. Oh, beh, grazie infinite! È tutto l'inverno che Elka freme per la sua palla. È il suo gioco preferito. Cosa? Meno male che sei stato cauto, fratello. Zitto. Ha ragione, Mimir, un po' di rispetto. Il giocattolino poteva ucciderci tutti. C'è mancato poco. Non ridere. È difficile, fratello. Provaci. Ok.
Allora, Brock, se Lunda è in grado di viaggiare tra i regni come fai tu, immagino vi siate conosciuti tramite la Gilda. Forse. Oppure le ho solo mostrato qualche trucchetto mentre ci ubriacavamo. O io li ho mostrati a lui. Non ci conosci, intelligentone. Lunda, per caso sai com'è nata la storia tra i tuoi amici Elfo Chiaro e Elfa Scura? Dici Bigbir e Beyla? Beh, erano entrambi imprigionati da una fazione o dall'altra, o forse entrambe. Sono fuggiti insieme, si sono dati alla macchia e da allora sono diventati inseparabili. Un Elfo Chiaro e un'Elfa Scura che fuggono insieme. Bel rischio. L'amore è sempre un rischio, ecco perché è così divertente. Potresti dire lo stesso del formaggio caldo. Lunda, cosa sai di Birgir il viandante? Non troppo, non è uno che parla molto. Da quel che ho capito, ha seguito la via del viandante per un po'. Poi ha trovato qualcosa che gliel'ha fatta abbandonare per sempre. Sai cosa ha visto? No, non ne sono sicura, ma penso abbia visto cosa c'era alla fine della via e non gli interessava. Scoprire che Odino aveva tirato i fili per tutto quel tempo forse non è stato piacevole. Ehi, Freya! Come stai? Sto bene. Beh, lo vedo. Direi benissimo. Cosa? Grazie. Figurati. Ah, Lunda, non sei cambiata affatto. E ora per la dea. Sai cosa ti serve? Perfetta. Li prendo io, poi li vendo non appena i Vanir decidono di rivolerli indietro.